Beatrice, a me non importa dei tuoi giocattoli o di come hai i capelli. Tu per me sei una sorella. Beatrice mi ha guardata come se mi vedesse per la prima volta. Ha smesso di piangere e mi ha abbracciata. Ecco, un pezzo di un libro dedicato ai bambini che affronta la questione dell'identità di genere, la non discriminazione. Oggi sul liston davanti a Palazzo Moroni c'erano decine di genitori che hanno risposto così al sindaco Massimo Bitonci, che ha negato una sala del comune alla lettura di questo tipo di testi. Ma avete deciso di partecipare a questa lettura in piazza? Perché siamo degli insegnanti e questi libri li abbiamo sempre usati per l'inclusione e l'integrazione dei bambini. Perché è giusto leggere questi libri? Per esempio il famoso libro Antonino il pentolino è stato usato in diverse occasioni per lavorare sulla disabilità, sulla differenza e sull'inclusione. Quindi proprio vederci delle teorie gender in quel libro proprio non ci sono. Perché sono così contestati secondo voi questi libri gender? Troppo intelligenti. Sono troppo intelligenti i libri e gli autori. Sono pericolosi per quello secondo me. E tra tante persone comuni oggi c'erano anche i politici a sostenere l'iniziativa. Stiamo parlando di libri per l'infanzia, stiamo parlando di libri educativi che vengono usati da tanti anni nelle scuole e che non hanno nessun contenuto sbagliato particolarmente chissà che cosa. Parlano a tutti i bambini della politica delle differenze, di non discriminare le persone per il loro orientamento sessuale, per la loro etnia, per la loro provenienza. È un fatto educativo che esiste in tutta Europa. Pronto a denunciare il sindaco Bitonci? Adesso lo querelo perché lui non può impedire che si svolga un'iniziativa sindacando le cose che verranno dette nell'iniziativa, questo indipendentemente dal tema. Cioè, dare una sala non significa condividere le cose che si dicono, quindi questa è una censura inaccettabile ed è contro l'articolo 21 della nostra Costituzione. Dalle piazze della città il caso ora si sposterà quindi in tribunale.